E questa è una panoramica di questa bella villa che per tanto tempo è stata una villa, che passavi lungo la via Emilia, notavi questi fenicotteri, se andavi bene, oppure qualche cos'altro, e da qualche anno è il relais Villa Abbondanzi, quindi Esatto. siamo proprio in questo splendido giardino sulla rotonda in entrata a Faenza, venendo da Castel Bolognese, Bologna, Sì. eccetera, eccetera. Sono qui con uno chef che arriva da Limolese, da esperienze anche al Molino Rosso di Imola. Sì, Ecco, esatto. siamo con Gianluca Gianluca, Zaccarini, mi chiamo. ecco, Gianluca Zaccarini, che è praticamente l'executive, cioè quello che prepara questi pasti praticamente qui al Relais Villa Abbondanzi, che vanno a finire ai lavoratori. Quindi questa è un'intervista straordinaria che ho voluto fare, anche perché lo chef del catering del relais Villa Abbondanzi è un signore che si chiama Baruzzi. Ecco, Sì, esatto, sì. Il nostro è lo chef. responsabile, il nostro chef executive si chiama Daniele Baruzzi, fa Ecco. parte di un gruppo di chef stellati che si occupa appunto di Chef to chef. questa. Esatto, chef to Ecco, chef, l'unione degli chef sommelier. dell'Emilia Romagna capeggiata da Bottura. Esatto, oltre ad essere anche responsabile titolare dell'Insolito di Russi, è anche il nostro responsabile qui del nostro catering. Che al momento, visto purtroppo il momento un po' particolare, ci siamo riadattati a questi pasti veicolati un po' particolari, adatti a tutte le esigenze. Cioè, non si facevano prima del No, Covid. Ah, assolutamente. quindi è una cosa che è nata È nata come praticamente. esigenza all'interno dell'azienda sia del dottor Bucci che anche come azienda, come lavoro nuovo per trovare altre soluzioni, altre alternative al momento in cui c'è questa purtroppo crisi di Covid, insomma. Ecco qua, quindi Relais Villa Abbondanzi con un cuoco che si occupa dei 5 cucchiai e del fenicottero rosa. Non sono io però, Eh sì, c'è un altro naturalmente. chef di cui abbiamo già parlato, che si occupa appunto di questa parte. Hanno accolto Sam Todd, la Formula 1, Sì. eccetera, eccetera. Chiaramente si sono occupati appunto di quello in questo periodo di restrizioni. Praticamente questi ristoranti sono chiusi al pubblico, ma fanno servizio per gli alloggiati. Qui abbiamo appunto la fiammella accesa con questi pasti. Anzi, io vi farei vedere già qualche cosa. Questi sono i pasti di oggi. Sono due delle tre proposte che vengono portate, quindi in base anche alle esigenze, quindi praticamente ci sono questi sacchetti praticamente col nome dell'operaio, del lavoratore, Sono e quindi ci intestati. sono alcune aziende, vengono appunto confezionati, vengono preparati proprio uno per uno in Singolarmente. base alle esigenze, quindi c'è un menù anche in questo caso settimanale. Settimanale. Da lunedì al venerdì, immagino. Esatto, da lunedì Ecco, al venerdì. quindi qui non c'è anche il sabato e la No, non ci domenica, sono da in lunedì al questo caso, venerdì, in anche questo se caso. sembra che sia possibile farlo in certi ristoranti che fanno chiaramente un Le contratto. nostre aziende sono aperte da lunedì al venerdì, i ragazzi possono scegliere qualsiasi tipo di tipologia all'interno dei menu proposti, qualsiasi esigenza, possa essere una celiachia, un vegano, vegetariano, un no maiale per vari motivi, ma qualsiasi tipo di intolleranza noi siamo a completa disposizione, anche perché, come ha detto giustamente Il il cocchiere, sottoscritto Elio Crociani. esatto, ogni cliente, ogni ragazzo o ragazza o signora, dottore, eccetera, che sceglie settimanalmente, giornalmente il proprio menu, può scegliere le proprie esigenze. Noi assieme allo staff siamo completamente a disposizione di ogni tipo di richiesta. Esatto, Ecco, quindi si può scegliere se mangiare meno o di più. Ecco, sì, quindi qui ma abbiamo quello due sì. esempi. Questo è l'esempio. Diciamo, mi sembra anche vegetale. Parmigiano, proteina, 150 grammi di proteina animale, 150 Okay, grammi questo si di tratta celiachia, è di un petto di pollo al curry. petto di pollo al curry con dei legumi, mi Con sembra di un vedere. riso venere condito Ecco, con riso olio venere. extravergine di oliva, dei pomodorini freschi e verdure fresche. Qua Abbiamo c'è anche il un dolce. dolce, può essere Ecco. richiesto dolce o frutta, in questo caso oggi abbiamo dato un bomboloni alla crema. Ah, questo è un bomboloncino È un orizzontale, bomboloncino, esatto, sì, ecco. un bomboloncino steso E alla questo viene crema. sempre prodotto qui? No, onestamente lì prendiamo, Un nel senso buon tecnico che è un prodotto, buon come prodotto, succede esatto, sì. quando si fa colazione
appunto anche qui in albergo, se arrivano i bomboloni, quelli di pasticceria, forse è meglio di quelli, d'accordo? Qui c'è una pasticcera di primo ordine che è Sì, appena arrivato, non me tanto ne voglia. tanto di capprezzo. Ecco, Ma in quindi, questo caso però, noi, ecco, anche per esigenze organizzative o meno, ci affidiamo ad una società, ad una pasticceria di ottima il qualità. bombolone è invitante, mentre invece di qua Il resto abbiamo quello più sostanzioso. abbiamo un primo composto da delle farfalline di pasta secca condite con del tonno, delle olive e con cassia di pomodoro fresco. In più abbiamo fatto un roulé di uova con delle verdure dell'orto e arricchito con del prosciutto cotto di qualità e della fontina. In più, come accompagnamento, c'è un'insalatina arricchita con del grana. In questo caso il cliente aveva chiesto il frutto, è stato dato un arancio in questa giornata e un pane integrale. I clienti, i ragazzi possono scegliere fra pane integrale o pane bianco, generalmente vengono anche dati ovessini, crostini, taralli, gallette di riso e Ecco qua, questo è il contesto quindi della zona, diciamo, affidata ai catering, alle cerimonie, tutte le manifestazioni che chiaramente ci tenevano prima, torneranno sì, al più sicuramente presto. anche appunto con l'estate. Questo è un po', no? Vediamo un attimo anche il tavolo per renderci conto, quindi si passa da quello a questo. E quindi viva appunto i lavoratori. Tra l'altro so che anche all'insolito, che non ha aperto in tipologia appunto mensa, perché molto probabilmente non è neanche conveniente solamente con le aziende piuttosto che le partite IVA, rappresentanti, eccetera, eccetera, e quindi c'è sempre la stessa fornitura anche per il comune di Russi, quindi il centro storico, e quindi è sempre con lo chef Baruzzi al Esatto. comando. E quindi direi complimenti, vi auguro chiaramente di ripartire con tutte le vostre attività. E magari di proseguire anche con questa cosa, Vedremo. ecco che come dire, vi siete dovuti inventare, diciamo, col Covid, ma forse il Covid ci voleva far capire appunto che anche questa è ristorazione, anzi, questa è la ristorazione che ha fatto nascere i ristoranti e gli alberghi, Esatto, ecco, sì. quella per i lavoratori, ovvero quelli che si trovano appunto in viaggio. Quindi ecco perché chiaramente in questo ultimo mese, mese e mezzo, praticamente siamo andati a vedere un po' tutti i locali, e anche questa devo dire è una cosa molto, molto interessante. Lei sa qualcosa, insomma, del prezzo? Cioè, questo è un pasto che viene dato praticamente nella busta paga, non so come dire, Guardi, è un non... pasto è dovuto. un pasto dovuto che l'azienda deve al proprio dipendente. In questo caso erano nati all'inizio, quando l'anno scorso c'erano proprio le restrizioni di un lockdown totale in cui non si poteva uscire, diciamo così, non c'era aperto Certo. niente, però le aziende del gruppo Bucci dovevano assolutamente lavorare in quanto erano state autorizzate perché è bene di prima necessità. E quindi la direzione del dottor Bucci, assieme al suo staff, d'accordo con il nostro chef executive Daniele Baruzzi, hanno concordato di fare questi packet lunch, questi cestini, chiamiamoli così, questi pasti veicolati, però non sono pasti veicolati normali, sono pasti veicolati un attimino con un po' più di attenzione, anche perché sono personalizzati, lo ripetiamo, Certo. quindi ogni cliente. Per noi sono clienti, sia che sia un ragazzo all'interno dell'azienda che lavora oppure un signore che viene con un macchinone, diciamo così, devono essere trattati alla stessa maniera. Noi tutti i giorni cerchiamo di dare una qualità il più possibile variata. Durante la settimana c'è carne, c'è pesce, ci sono verdure. Ripeto, le verdure sono quasi sempre quelle di stagione. Quasi sempre fresche, infatti l'insalata di riso viene composta da verdure fresche, non utilizziamo nessun tipo di ingrediente conservato. E poi, insomma, al di là dell'oliva, onestamente, alcune cose sono così. Il pane viene prodotto giornalmente da un fornaio, i dolci ci affidiamo ad una pasticceria di nostra fiducia, la frutta viene cambiata ogni giorno, quindi su 5 giorni abbiamo 4 tipi diversi di dolce, 4 tipi diversi di frutta, perché il mercoledì 5 tipi di frutta, perché mercoledì al posto del dolce serviamo uno yogurt, è giusto una scelta così perché abbiamo uno yogurt alla frutta. E poi è importante dire che abbiamo una grossa attenzione al
all'intolleranza, insomma, alle esigenze del nostro ospite. Bene, bene. Qui il ristorante è sempre gourmet, però il menù cambia tutti i giorni, ecco, perché esatto, come dire, ci sono ristoranti gourmet che invece hanno un menù fisso per una stagione e ti becchi sempre quello, quindi invece qui la proposta è molto più ampia. Mi chiedevo, quindi questi sacchetti partono, vengono consegnati, questo avviene tutto di mattina, quindi... Sì, noi abbiamo tre turni mattina, abbiamo un primo turno alle 10.50, un secondo turno alle 11.30 e un terzo turno alle 12.50. Ecco, per quelli che mangiano quindi a mezzogiorno, sì, o esatto, leggermente più tardi, e quindi poi quando arrivano questi sacchetti poi c'è una sala, sì, una sala dove pranzano. Vengono consegnati all'ingresso delle varie aziende e vengono consegnati direttamente all'ospite, insomma, una persona cui è stata, che ha richiesto il pasto e poi dopo lui è suo. Diciamo così, ci sarà una sala dove, esatto, dove mangiare. Insomma. Ecco, bene, vi salutiamo qui da Faenza. Arrivederci e grazie di essere venuti.